Non sono io qua nel primo o nell'ultimo, ma chi è madre qui, o padre dall'altra parte, ma più madre, e chi ha vissuto questa esperienza di straordinaria bellezza, comprende quello che sto dicendo. Cioè comprende quanto l'atto creativo è un atto della parola. In fondo, non è vero che l'atto creativo nasce non soltanto da un atto sessuale, ma nasce anche dal fatto che io ti ho detto con la mia parola ti amo. La parola crea e la parola mi permette di vivere un'esperienza importante. Immaginate internet, nasce da un cordone. Ora vi sconvolgerò forse nella domanda, ma perché internet? O come mai negli anni 60 si pensa di ideare di collegarci vicendevolmente? Perché noi abbiamo creato sempre mezzi che ci mettono con un SOS o con un telegrafo o con un filo una comunicazione? Perché l'uomo senza parola non può vivere. Immaginate i cellulari che abbiamo in tasca ormai. Cioè, fino a 20 anni fa nessuno aveva un cellulare e vivevamo ugualmente. Oggi la banalità anche dell'utilizzare il cellulare diventa banale spesso nella comunicazione di relazioni dei nostri bambini. Ora vedrete meglio cosa voglio dirvi. E tutto questo, immaginate che noi cosa siamo, se non... questa è solo la costellazione di Magellano. Io vi consiglierei, se siete innamorati di astronomia, di andare a vedere l'universo. Guardate, credetemi, cioè noi ci ammazziamo per 100 euro, ci ammazziamo l'uno all'altro, ma siamo veramente... non dico nulla perché non siamo nulla, ma comunque... niente in confronto alla grandezza immensa dell'universo. Gli scienziati hanno stabilito che forse nel 2012 ci riveleranno una ricerca importantissima scientifica nel nostro sistema solare. Si pensa che ci sono altri 140 pianeti identici alla Terra. La domanda è: ma se c'è lì quella vita, o c'è una vita, o quale forma di vita? E vi posso garantire, e voglio essere ottimista, che c'è un'altra forma di vita. È impossibile che l'uomo sia così tanto solo in tutto questo universo. Perché se è così, io mi sento troppo solo. Anche se sto qui insieme a voi. Però immaginate questa logica. Siamo qua a parlare di pedofilia, emergenza educativa, si sta parlando di costellazioni, di astronomia, di magia. Ascoltate, perché vi sto conducendo, vi sto portando a scoprire ciò che voglio dirvi. Quindi comunque in tutto questo, va bene, c'è questa Terra o il sistema solare, e immaginate quest'altra galassia. Non so chi di voi conosce l'astronomia, questa, non so, qualcuno la conosce, questa che galassia possa essere? Interagiamo. E secondo voi che galassia è? C'è Magellano, c'è la Via Lattea, c'è, non so. Bene, questa qua è una galassia vera e propria, immaginate che non esiste. Cioè, questa qua, sapete che cos'è? Voi vi impressionerete. È l'elaborazione ingegneristica di tutti i nostri cellulari. Ogni cellulare è un punto luce. Questa è la galassia di internet. Questa è la galassia della comunicazione che noi abbiamo in tasca. Che strano. Ogni cellulare, ogni punto internet, ogni chiavetta è un punto di luce. Ma c'è qualcuno che sfrutta la luce per oscurare la stessa luce in questa grandissima comunicazione della vita. E la domanda, ma perché nasce internet? Solo per una ragione. Veramente, solo una ragione, vuol dire per scopi militari. No, sapete perché nasce? L'intuizione di collegarci. Solo per una ragione, per sopravvivere. Noi possiamo ancora sopravvivere non perché mettiamo da parte nei bunker antiatomici mangiare latte e acqua. Noi sopravviveremo se saremo capaci di comunicare. Io ho visto uno spezzone, perdonatevi questa nota politica, ma non voglio entrare, del dibattito che si è venuto alla Camera oggi. Io mi sono vergognato di essere un cittadino italiano. Chi mi rappresenta, la mia libertà, la mia esistenza, la polis, il bene, il mio bene personale e comunitario,
in un comportamento così scellerato, non rappresentante del cittadino, io non mi sento di sentirmi rappresentato. Guardate, non è polemica, ma se voi andate a vedere, a noi un tempo c'erano l'oppio della massa, oggi c'è l'oppio del non senso, perché noi siamo lì a guardare senza minimamente reagire, non con i fucili, me ne guarderei, ma con la comunicazione sì, con la parola sì, e questo nessuno ce lo può vietare, per fortuna. Quindi la sopravvivenza, immaginate cosa succederà domani. Bene, le cose intergalassie su Marte, questa è una delle della NASA, dove arriveremo, ma veramente l'uomo arriverà a qualcosa di molto più grande. La bellezza della comunicazione, solo dei cenni, la bellezza dell'educazione. Perché vedete, nella comunicazione c'è un valore o qualcosa che io devo comunicare. Che cosa devo comunicare? Perché nel problema dell'educazione, noi oggi stiamo vivendo una grande crisi. Nessuno me lo può vietare di pensare questo o di dire questo. La crisi educativa oggi è plateale. Se io ho 48 anni prossimi, se io mi chiedevo negli anni 70, 75, tu hai un'ideologia, io te la definivo una mia ideologia. L'ideologia a volte salva l'esperienza umana. Se tu oggi chiedi la tua ideologia qual è? Indistinta, non si capisce più, sinergica, che non ha una identità, non a caso non ci capiamo più. Io un tempo c'era, scusate questo paradosso del paradosso, destra-sinistra, oggi non si è né destra né sinistra. L'aspetto anche la famiglia, oggi un tempo c'era la famiglia patriarcale, strutturata in certi valori, oggi la famiglia, pur essendo un grande valore, va in crisi. Una famiglia è la crisi. La crisi della famiglia diventa anche la crisi di una proiezione della società. Quale società noi viviamo o costruiamo? Sono delle sollecitazioni, casomai nel dibattito possiamo, ma siamo in crisi. Non mi viene a dire che non siete in crisi nell'educazione dei figli, non mi viene a dire che non siete in crisi nell'educazione scolastica, non mi viene a dire in crisi che non c'è più questo dire io ti dico una parola e tu mi comprendi. A volte io dico una parola, anche noi preti, predichiamo, ma siamo convinti che la gente ci capisce. A volte io credo che non ci capisce completamente. Quindi, capite? Un tempo, è una battuta che faccio, si faceva la direzione spirituale. Io me ne andavo dal parroco, bussavo, mi sedevo, parlavo. Oggi ho dovuto far fatica in un corso di aggiornamento per giovani preti che la direzione spirituale la fanno SMS. SMS, la direzione spirituale. Questa è follia. È vero che è un contatto di comunicazione, ma quel contatto non può rimanere SMS. Allora ogni atto educativo non può avere altra sorgente che cosa? Che l'amore. Noi dobbiamo comunicare l'amore, perché vedete, io parlerò molto dell'amore, perché la pedofilia, non chiamato l'amore, la pedofilia, che è proprio amare i bambini, non è amore, anche se la etimologia dice quel senso. Perché se Gesù è stato l'educatore della fede, noi che cosa dovremmo comunicare come soggetti capaci di amare? Che la vita dell'altro è meritevole di attenzione. Noi abbiamo questa attenzione che deve essere curato, perché la vita dell'altro è preziosa. È più preziosa a volte della propria. Perché la vita dei vostri figli non è preziosa, a volte più preziosa della vostra stessa vita. La passione educativa, sì di Gesù, ma anche di qualunque educatore, non può essere compresa altrimenti che a partire dal suo amore, dall'amore per la vita di tutti gli uomini. Quindi non stiamo facendo un aspetto confessionale, qui stiamo dicendo che l'aspetto educativo comporta un aspetto d'amore, di rispetto. Io sono per te un educatore. L'educatore che fa? Che fa l'educatore? E questa preoccupazione che emerge in questo tempo è fondamentale, importante. Vedete,
C'è la famiglia, la chiesa, la società, più preoccupanti del legame stesso dei genitori con i loro figli. Le famiglie domandano oggi un sostegno concreto, educativo. Nessuno può dirvi il diverso. E dobbiamo aiutarle a non scoraggiarsi. E le responsabilità più importanti sono questo trasmettere la vita, i valori, la fede che abbiamo ricevuto magari in dono. Il bisogno di figure autorevoli. Oggi chi c'è come maestro della vita? Un tempo noi individuavamo quel maestro della vita, anche se era un cattivo maestro, ma comunque era un cattivo maestro. Oggi chi è il maestro? Ditemi la verità. Quando noi chiediamo nei nostri sondaggi, nei nostri lavori che facciamo a scuola, chi è il tuo punto di riferimento? Guardate che impressionante, che il punto di riferimento è il calciatore, la velina. E questo è vergognoso.